Pace e bene, carissimi fratelli e sorelle, devoti di Padre Pio. Pace e bene anche a voi, telespettatori che occasionalmente ci state ascoltando. Siamo alla fine del 2023. Domani comincerà un nuovo anno. Anno nuovo, si dice, vita nuova. Ce l'auguriamo anche noi, ma ce l'auguriamo da cristiani. E Padre Pio metterà la sua parola in favore nostro. Padre Pio ci segue, passo passo. Padre Pio che ha sofferto, figuriamoci come non sa comprendere le mie sofferenze piccole. E questo Padre, che dobbiamo sempre stringercelo a cuore, è Lui che ci conforta. Grazie Padre Pio per tutta l'assistenza che ci dai. E veniamo alla lettura di poche delle tante lettere che quotidianamente riceviamo, o perché arrivano direttamente in convento o perché per mezzo degli strumenti di vita sociale. Caro Padre Pio, non so come mi devo comportare con mio marito, che è sempre arrabbiato, mi fa stare male, non mi tratta, mi allontana, mi sfugge. E la signora soffre e chiede a Padre Pio il ritorno del marito a questa pratica della vita di relazione con gli altri. E lei è sicura che Padre Pio la ascolta, l'ha sperimentato tante volte. Tant'è vero, dice, ti ringrazio sempre per come mi tratti, accontentandomi sempre per tutto ciò che ti chiedo, tanto che molti si appoggiano a me chiedendomi di pregarti, perché sanno che tu mi accontenti sempre. Grazie di cuore, Padre Pio. Cosa dire a questa signora che soffre? Soffre una situazione familiare di angoscia. Non c'è più comprensione tra lei e il marito, anche per le cose belle che prima facevano insieme. La vita di gruppo, un gruppo, certamente un gruppo ecclesiastico, ecclesiale, gruppo di preghiera, per esempio, di Padre Pio. Trovarsi insieme, pregare insieme, sentirsi fratelli e sorelle, sentirsi redenti da Gesù, lavati nel suo sangue. La Signora vorrebbe rivedere, rivivere tutto questo con suo marito, con i suoi familiari. E noi con lei preghiamo Padre Pio perché interceda e risolva questa situazione di angoscia, ridia serenità a queste due persone che sanno bene qual è la via di Dio, ma conoscono bene anche la propria debolezza. Aiutali, Padre Pio. Cara Signora, anche noi promettiamo le nostre preghiere per voi. Un'altra lettera. Caro Padre Pio, ti ringrazio e ti lodo per avermi voluto ancora una volta nel tuo santuario a ringraziarti e a lodarti. Oggi sono ancora più contenta perché qui con me c'è mia sorella,
malata di tumore. Per tanti anni ho sempre desiderato avere un rapporto con lei. Ho pianto tanto, senza mai che nessuna cosa ci avvicinasse. Poi la malattia ha fatto sì che lei mi cercasse e io mi sono donata a lei con tutto il cuore. E pensare, non c'era posto per lei sul pullman, ma tu hai fatto sì che quando ho chiesto che uscisse qualcosa di nuovo, come per il miracolo, il posto è uscito. Che bello! Oggi è qui con me ed io la metto sotto la tua protezione. Sono certa che non è sola e riuscirà a superare questo difficile momento. Fa che possa guarire, che possa convertire il suo cuore a Gesù. Oggi sono qui per ringraziarti per tutte le meraviglie che sono accadute nella mia vita, perché hai intercesso per me con Gesù. Un'ultima grazia però ti chiedo, fa che mia figlia possa trovare l'amore vero della sua vita, possa costruire una santa famiglia e possa essere felice. È una madre che te lo chiede. Ti imploro anche per mio figlio che convive con una sua compagna. Fa che entrambi possano conoscere l'amore di Gesù e costruire una famiglia cristiana. Affido me e la mia famiglia a te, carissimo Padre Pio. Ti voglio tanto bene. È una lettera che fa pensare, una incomprensione tra due sorelle che si risolve soltanto in seguito ad una malattia grave. È la via che ha scelto Dio per farle ritornare insieme. Ma poi questa signora ha anche altri problemi, problemi dei figli. Certo, una madre cristiana vorrebbe vedere sistemati i propri figli. In qualunque stato di vita il Signore li potesse chiamare, avere un sacerdote in famiglia, avere dei veri e propri coniugati in famiglia. Noi auguriamo che i desideri di questa madre, i desideri di questa moglie possano essere esauditi da Padre Pio. Augurio che sentiamo a tutte le altre famiglie. Quanti figli non hanno più ascoltato i propri genitori? Quanti figli hanno scelto altre vie per darsi una sistemata? Quanti figli non vanno nemmeno al municipio a sposarsi? È una tristezza per il popolo di Dio, è una tristezza che noi mettiamo nel cuore di Padre Pio, perché la addolcisca con la conoscenza dell'amore di Dio nei nostri confronti, un amore al quale dobbiamo rispondere con tutto il cuore. E questo l'augurio che faccio a tutti voi, carissimi fratelli e sorelle, per l'anno nuovo che il Signore ci dona. Pace e bene.